Signori spettatori del TG5, benvenuti all'edizione della notte. Ed è un'altra notte di incubo, un'altra notte di terrore quella che si sta vivendo in queste ore a Mosca. Serragliati nel grande teatro moscovita ci sono i guerriglieri ceceni, una quarantina circa, nelle romani la vita di circa 700 ostaggi. Il teatro, ormai lo sapete dalla notte scorsa, è minato, si stanno svolgendo serrate le trattative, sono impegnati anche fra l'altro numerosi deputati del Parlamento, alcuni anche filo ceceni, ma nulla sta sortendo. L'ultimatum è questo: se tra una settimana non verrà impartito l'ordine di ritirata dalla Cecenia, dalla sua capitale Grozny, alle truppe russe, noi uccideremo gli ostaggi e ci faremo saltare all'interno del teatro. Ma poi c'è un altro allarme, perché c'è una grande ombra che cala su questa vicenda di terrorismo, ed è l'ombra di Osama Bin Laden. È un'ombra che ha segnalato oggi il presidente russo Putin. Ci sono dunque legami stretti, a quanto pare, stando a queste denunce, nel terrorismo internazionale. Ma vediamo tutti questi aspetti nei due servizi, il primo di Suber e il secondo di Silvia Brasca. Seconda notte di terrore per le 700 persone sequestrate dai guerriglieri ceceni nel teatro Dubrovka di Mosca. Gli ostaggi sono stati divisi in vari gruppi: gli uomini, le donne, i cittadini stranieri, i russi e gli ucraini, tutti custoditi in posti differenti per controllare la situazione in caso di assalto da parte delle teste di cuoio russe. I sequestratori hanno rifiutato fino ad ora i rifornimenti di cibo e bevande agli ostaggi, che sono chiusi al secondo piano del teatro da oltre 24 ore. Per tutta la giornata la cardiologa Maria Skolnikova, l'unico ostaggio autorizzato a comunicare con l'esterno con il telefonino, ha implorato al presidente russo Putin di non dare l'ordine di attacco. La minaccia di una strage è reale, ha detto la donna, che ha persino chiesto al capo del Cremlino di concedere, per evitare il bagno di sangue, l'indipendenza alla Cecenia. Il comando suicida ribadisce l'ultimatum: 7 giorni a partire da oggi per dare il via al ritiro dell'esercito russo dalla Cecenia. E Putin al momento sembra frenare la sua fama di uomo di ferro, assicurando che in ogni caso l'incolumità degli ostaggi sarà considerata una priorità. Ma il presidente ha anche tuonato contro il terrorismo internazionale, chiamando indirettamente in causa il suo massimo esponente, Osama Bin Laden, come possibile ispiratore dell'azione di Mosca. Intanto la capitale russa è in stato d'assedio, le misure di sicurezza sono state rafforzate in tutta la città, tanto che vicino agli obiettivi più importanti sono ricomparsi persino i blindati dell'esercito, che davanti al Cremlino mancavano da lontano 1991, ai tempi del fallito golpe dei generali. E dopo la tragica fine di una giovane donna di 20 anni, abbattuta ieri dai guerriglieri mentre tentava la fuga, oggi la sorte ha aiutato 4 ostaggi, tutte donne, che sono riuscite a mettersi in salvo saltando giù dal secondo piano dell'edificio. Incerto ancora il numero dei componenti del comando, tra cui dovrebbero esserci almeno 25 vedove di guerriglieri ceceni, e anche quello degli ostaggi. Tra questi ci sarebbero 75 stranieri appartenenti a 18 nazionalità, tra quali americani, tedeschi, inglesi e australiani. Messaggi di solidarietà sono piovuti su Mosca da tutto il mondo, mentre George Bush ha offerto il suo aiuto al collega russo per debellare il terrorismo in tutte le sue forme. Immagini che fanno il giro del mondo, riprese da qualche parte nel cuore della Cecenia, terra da sempre in guerra contro il governo di Mosca, dai secoli degli zar agli anni di Putin. Spunta il video di Movsar Barayev, il capo del gruppo di guerriglieri ceceni, nipote di uno dei più sanguinari signori della guerra. L'ha ricevuto l'agenzia internazionale Reuters a Istanbul, mentre nel teatro di Mosca si consuma il dramma degli ostaggi. Dalle antenne di tutto il mondo si diffonde la strategia della comunicazione. Immagini e parole che si ripetono ogni volta che un atto di terrore sconvolge il mondo. È l'emittente satellitare araba Al Jazeera a diffondere un video nel quale alcune donne vestite di nero rivendicano l'attacco al teatro di Mosca, e le parole pronunciate sono quelle che inneggiano al martirio e al sacrificio. Il loro proclama viene tradotto in arabo, alle spalle la scritta «Dio è grande». Alla redazione di Al Jazeera nessuna dichiarazione su come e quando è stato recapitato quel videomessaggio che parla di sacrificio. Siamo pronte a morire a Mosca e porteremo con noi anche le anime degli infedeli. Sono molte le donne tra i componenti del comando. Nel sito internet dell'indipendentismo ceceno parlano le vedove dei ribelli caduti che hanno preso il testimone della lotta armata. In un secondo videomessaggio Al Jazeera diffonde il proclama di un altro combattente, Corano alla mano,
dichiara che ogni ceceno è pronto a morire per la sua terra. Ed è anche grazie a questi video e all'emittente scelta per la diffusione, ricordiamo che Al Jazeera detiene una sorta di esclusiva per i videoproclami di Osama Bin Laden, che il governo di Mosca chiama in causa Al-Qaeda. Del resto, sanguinosi video con le immagini di esecuzioni di soldati russi erano stati trovati insieme al videotape dei campi di addestramento in Afghanistan. Secondo le intelligence antiterrorismo, esiste una saldatura tra i ribelli ceceni e Osama Bin Laden e la guerra nel piccolo stato schiacciato tra le montagne del Caucaso è sempre stata indicata da Putin come il fronte interno più pericoloso. E proprio in queste stesse ore, mentre si sta vivendo il dramma russo, si sta chiudendo molto probabilmente un altro dramma, un'altra vera e propria tragedia, quella americana, quella di Washington, il cecchino folle che ha ammazzato finora 10 persone, sarebbe stato catturato, ne è certa a questo punto la polizia americana, ne è pressoché certa anche la Casa Bianca tramite i suoi portavoce. È stato catturato un uomo assieme al suo figliastro, era stato individuato il loro furgone, il temibile furgone bianco che si aggirava nella provincia di Washington in un parcheggio da un camionista. Questo camionista lo ha segnalato alla polizia, è scattato il blitz, i due sono stati arrestati, ci sono delle ultimissime, ve le dico rapidamente. Williams, questo il nome del presunto cecchino, è stato incriminato per porto illegale di armi, armi da guerra, in particolare un fucile a ripetizione ad altissima precisione. È un'incriminazione questa che serve a tenerlo in carcere per almeno un mese, il tempo di svolgere accuratamente l'inchiesta sul cecchino appunto. E poi c'è l'altra notizia molto importante, il fucile trovato nel furgone bianco corrisponde a quello del killer, ma sentiamo questi ed altri dettagli nel collegamento con la nostra inviata a Washington, Francesca Forcella. La città di Washington è ancora attonita, incredula di fronte agli straordinari sviluppi della caccia ai killers che hanno ucciso 10 persone e seminato il terrore. Le prove contro i due individui arrestati ieri notte, 9 del mattino in Italia, in una piazzola di sosta a 80 km da Washington, sembrano veramente schiaccianti. Innanzitutto le circostanze dell'arresto. Intorno a 1 di notte, poco dopo la conferenza stampa della polizia in cui si chiedeva aiuto nella ricerca di un'automobile, una Chevy Caprice del 90, la vettura viene prontamente localizzata grazie alla segnalazione di un passante. La task force assegnata al killer ha impiegato 2 ore per formare un accerchiamento perfetto a prova di fuga. Non ce n'è stato bisogno. Al momento dell'arresto i due sospetti dormivano e non hanno opposto alcuna resistenza. Ma come gli inquirenti siano arrivati a John Allen Mohamed, l'ex marine di 42 anni, veterano della guerra del Golfo, e a John Lee Malvo, ragazzo di origine giamaicana di appena 17 anni, è un complesso gioco di incastri, un complicatissimo intreccio con ramificazioni ben al di fuori della cerchia di Washington. Il passo falso, ciò che ha permesso la svolta tanto attesa dagli inquirenti, pare sia stata una telefonata effettuata proprio dai killers, in cui si prendeva responsabilità per gli omicidi e si sfidava i detective a cercare un legame con un caso irrisolto nello stato dell'Alabama, una sparatoria con 2 vittime che portava la firma di almeno uno dei 2 arrestati, il giovane Malvo. Agghiaccianti le indiscrezioni trapelate a proposito dell'arma da fuoco e delle modalità delle sparatorie. Sul lato posteriore della vettura era stata allestita una vera e propria piattaforma dalle quali i killers potevano sparare e fuggire senza praticamente uscire dalla macchina. L'arma, un Bushmaster, è la versione semiautomatica del fucile M16 in dotazione ai Marines americani. Tecnicamente John Allen Mohamed non era forse un tiratore scelto, ma durante la sua permanenza nel campo Marines di Fort Lewis, vicino a Seattle, si era guadagnato un distintivo di riconoscimento proprio per la perizia con cui maneggiava il fucile M16. Mohamed e Malvo, i 2 sospetti, sono ora in un penitenziario di Baltimora. Gli inquirenti stanno spiegando con loro le procedure che porteranno nei prossimi giorni alla formulazione dei capi d'accusa.